Beppe Grillo dal palco del terzo V-Day ha detto serve un euro a due velocità, serve un'Europa a due velocità, quella del Mediterraneo con l'Italia e quella del Nord. Come si cambia l'Europa? Come la cambierebbe il Movimento 5 Stelle questa Europa? Intanto rimango ancora una volta sbigottito dal fatto che parliamo ancora di salvataggio bancario, quando vedo anche scorrere le immagini di un cinquantenne che si dà fuoco in piazza San Pietro. Dobbiamo riuscire a salvare i cittadini, non le banche, questo è il nostro pensiero fondamentale. Noi abbiamo fatto un V-Day intero, l'abbiamo chiamato oltre perché bisogna andare oltre la situazione terribile di crisi che sta avvolgendo il nostro paese e tutta la parte del Sud Europa. Lo abbiamo chiesto forte per poter avere sicuramente degli euro bond, abbiamo chiesto per poter avere una revisione di tutti quanti i trattati firmati dai passati governi che ci impongono delle regole strettissime nelle quali la nostra economia, l'economia del nostro paese è soffocata realmente. Noi chiediamo il fiscal compact che venga rivisto, che venga tolto, noi chiediamo veramente che si possa capire se dobbiamo essere succubi della Germania togliere e di alcuni paesi. Scusi, togliere dalla Costituzione il pareggio di bilancio che è stato inserito nel finale della scorsa legislatura, intende questo? Certo. Questo sicuramente è uno dei passi fondamentali. Vi sono paesi come il nostro che si devono comunque mantenere sul 3% del deficit, annuale, mentre vi sono paesi che possono permetterci, come la Francia, di andare al 4,4, come la Spagna, di poter andare oltre. Noi invece facciamo una manovrina da 1,6 miliardi di euro all'inizio dicembre per riuscire a rientrare al 3%. Ma come mai questa Europa che vuole essere di unificazione bancaria, dell'Ecofin e di tutte queste cose qua non si accorge delle problematiche vere dei cittadini? Si può uscire dall'euro, onorevole? Si può uscire dall'euro? Guardi, vi sono svariate possibilità, noi le stiamo verificando tutte, vi sono delle possibilità di andare a creare un euro due, un euro per i paesi del Mediterraneo, un'Europa con due sistemi diversi, vi sono tantissime possibilità, mettiamole in campo, andiamo a vedere queste cose qui per evitare che mi trovo oggi a dover guardare in televisione queste notizie terrificanti di persone che si danno fuoco. Io in un paese civile penso che non si possano vedere cose del genere. Senta, le chiedo un'altra cosa a proposito d'Europa. È possibile una convergenza nel prossimo Parlamento europeo con quel gruppo euroscettico che fa capo a Marine Le Pen per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle? Guardi, noi vogliamo andare in Europa, vogliamo partecipare alle prossime elezioni politiche europee per portare le nostre idee all'interno della Commissione europea e del Parlamento europeo. E sono idee chiare, sono idee in cui si vuole mettere i cittadini in primo piano. Noi vogliamo quello, vogliamo. Dopodiché, come sempre, troveremo degli accordi larghi, degli accordi importanti e delle condivisioni per portare le nostre idee e il bene del cittadino europeo all'interno del Parlamento stesso in Europa. Onorevole D'Incà, vediamo la nostra legge di stabilità, quella che ha preso la critica pesante di Confindustria, quella del quotidiano di Confindustria, non è attenta alle famiglie stamattina di Avvenire. Se dico che il Movimento 5 Stelle voterà contro, immagino lei non venga qui a sconfessarmi, le chiedo però cos'è che non c'è, cos'è che manca di più in questa manovra a suo avviso? In questa legge di stabilità manca la legge di stabilità con la visione nazionale. Noi più volte abbiamo detto, abbiamo fatto anche un abbandono della Commissione stessa alle ore 2 di notte. L'altra notte. Per mettere in visibilità quello che sta succedendo. È una legge delle marchette, diciamocelo in maniera vera. È una legge che guarda al piccolo, al localismo, ma non ha una visione nazionale. L'abbiamo messo alla luce più volte. È una legge dove il lobbista di turno, il lobbista che sedeva fuori dalla commissione tirando per la giacchetta il deputato di qualsiasi partito politico, a parte il Movimento 5 Stelle che non ha fatto accordi con nessuna lobby, si trovava a poter contare, come caso Sorgenia, della tessera numero uno del Partito Democratico De Benedetti, a poter avere dei vantaggi economici pari a 22 milioni di euro per quanto riguarda i canoni di urbanizzazione dei suoi impianti vicino Lodi. Per cui noi ci domandiamo di cosa abbiamo parlato in tutti questi giorni? Di una legge elettorale che doveva essere, scusate, di una legge di stabilità che doveva essere a favore delle famiglie e per ridare il slancio economico a questo paese che ne ha assoluto bisogno, o parliamo di marchette da 100.000, 200.000 euro, 1 milione di euro? Onorevole, posso chiederle,
Una cosa, qualche mese fa faceva una considerazione sul Fatto Quotidiano, Paolo Flores d'Arcais, e scriveva forse il Movimento 5 Stelle dovrebbe creare una sorta di governo ombra. Parlo veramente di mesi addietro, appena nato il governo di Enrico Letta. Non è nato questo esecutivo ombra. Le chiedo, perché non avete scritto una finanziaria ombra, una controfinanziaria per mettere in elenco tutte le vostre proposte? Allora forse non è stato attento. Noi abbiamo portato all'interno della Commissione Bilancio, di cui anch'io faccio parte, 389 emendamenti alla Camera e 350 sì, emendamenti al Senato. Sì, però è altra cosa Senato, che scrivere un'altra legge di stabilità, no? Ma al cui interno vi sono, erano delle possibilità per poter rilanciare il nostro Paese. E noi abbiamo cercato in ogni momento, con ogni forza, con ogni possibilità, di poter accendere un faro attento su questa legge. E l'abbiamo fatto in Commissione, se lei guarda sulla Camera Web, i nostri interventi, per poter veramente andare a migliorare questa legge di stabilità. È la nostra prima legge di stabilità e credo che, anche portando, portando un piccolo esempio, quell'emendamento nostro che è passato sulla delocalizzazione delle nostre imprese all'estero, guardi, le dico anche in breve, abbiamo avuto la possibilità di poter inserire nella legge il fatto che se un'azienda ha ricevuto dei fondi statali nel nostro paese, quindi fondi pubblici della nostra nazione, questa azienda delocalizza all'estero, deve ridare i soldi che ha ricevuto dallo Stato negli ultimi 3 anni. Credo che sia qualcosa di importante per un significato profondo nei confronti della volontà che le aziende del nostro Paese rimangono qui da noi. Vorrei anche mettere un piccolo appunto. Prima avete detto in uno scontro Alfano-Renzi, ha vinto Renzi e quant'altro. Io credo che ha perso l'Italia. Da quando in qua si va a parlare del futuro di un paese davanti al libro di Vespa? Ma in che mondo viviamo? In quale situazione siamo? È veramente una situazione pazzesca. Ritorniamo a parlare del futuro del nostro paese all'interno delle commissioni e della Camera del Senato. Onorevole D'Incà, lei ha assolutamente ragione, però mi viene da pensare che Beppe Grillo del futuro dell'Italia ne parla su un blog, quindi tutto sommato è comunque molto lontano dai ruoli e dai posti ufficiali e istituzionali della politica, no? Chiaramente Beppe Grillo però non fa parte del Parlamento. Beppe Grillo non è seduto nelle aule parlamentari. Voi per lui. Mi scusi? Neanche lei. Posso con un secondo? Posso con un secondo? Mi scusi? Prego, prego. Inoltre io farei anche una piccola nota. Guardatevi in questo momento cos'è uscito sul blog di Beppe Grillo per quanto riguarda la questione delle lobby. C'è una cosa molto interessante, quindi invito tutte quelle persone che ci stanno ascoltando a poter ascoltare un audio importante all'interno del blog di Beppe Grillo.